pomeriggio cari amici di ACI Sport TV, siamo tornati insieme per vivere la prima gara di oggi del Mini Challenge Italia, ma io cedo subito la linea a Camilla in grele di partenza che è con l'uomo del bastone e della carota, eccolo qui Gianni Morbidelli. Guarda che glielo dico, Antonio Caruccio ha detto che sei l'uomo del bastone e della carota, io lo presento sempre come il papà dei ragazzi della Mini Driver Academy, quindi bastone e carota, è vero Gianni? Sì, certamente, è questo che ho adottato. L'anno scorso ero più sulla carota, quest'anno più sul bastone, però vorrei sottolineare la grande prestazione di Federico Casoli, che ha ottenuto una pole position con una prestazione maiuscola. Non avrà vita facile perché Parisotto è molto competitivo, ma devo anche sottolineare l'assenza, siamo orfani di Enrico Pillon, che era il leader del campionato, aveva un punto di vantaggio proprio su Federico, purtroppo ieri è stato autore di un brutto incidente, lui sta molto bene, però la macchina purtroppo è fuori uso, quindi perderà oggi probabilmente la leadership del campionato a favore di Federico, che ovviamente Federico approfitterà di questa situazione, però credo che sarà una bella gara, i ragazzi stanno crescendo e quindi l'Academy funziona. Funziona, siamo al giro di boa per quanto riguarda Mini Challenge, quindi terzo appuntamento, ma io vado a fare una battuta con Federico Casoli. Federico, pole position e adesso ti aspetta una bella gara. Sì, esatto, bisogna cercare di stare tranquilli in curva 1, la gara è abbastanza lunga. Il ritmo c'è, voglio imprimere il mio passo e spero di portarmela a casa, anzi voglio portarmela a casa. Bene, determinato Federico Casoli, io scappo in fila numero 6 per fare una battuta con la garazza terribile Selina Prant, che arriva dall'Alto Adige al debutto. Selina, complimenti per quanto hai fatto a Misano, quali sono le tue aspettative? Mi aspetto andare su Eborio e poi ci vediamo, vediamo come va. Grazie, quindi in bocca al lupo, buona gara, buon divertimento, la linea d'Antonio Caruccio. Grazie, grazie Camilla, al mio fianco ne approfitto per presentare Matteo Chiarugibacci. Ciao Antonio, ciao a tutti, ci siamo Caldi in tutti i sensi direi. Dai, anche se dobbiamo dirlo, questo forse è il momento migliore della giornata, sta cominciando un pochino la temperatura ad abbassarsi rispetto al caldo in cui hanno vissuto queste mini, soprattutto la sessione di qualifica che ha visto la pole position di Federico Bagnasco, il pilota sammarinese che è stato il mattatore del round di Misano, che si è portato a casa il miglior tempo in 1:06:079, precedendo di ben 653 millesimi Roberto Gentili, che scatta al suo fianco. Sì, bella sfida, era carico Federico, ha detto, insomma, ricordiamoci, è leader al momento del campionato, per lui la prima stagione con i grandi, diciamo così, perché appunto lui ha fatto un anno in light e poi lo scorso anno è stato tra i ragazzi dell'Academy, quest'anno ha deciso di passare tra le vetture della categoria pro. Intanto nel frattempo bandiera verde, si parte, giro di formazione. E quindi insomma gran tempo per lui, era contento, ha detto che insomma tutto andava abbastanza bene secondo quelli che erano i suoi piani, anche se appunto stamani è stato bello caldo stamani in realtà ora di pranzo, perché era 12:20-12:30 la sessione di prove di qualifica di oggi e quindi insomma è stata Mini Challenge che si è preso i momenti clou della giornata, il pranzo per le qualifiche, ora l'aperitivo per quanto riguarda la gara. Un'ottima scelta sul programma, Matteo. Sì, noi, sai, Mini è anche lifestyle, quindi stiamo attenti a queste cose. Organizziamo un pranzo durante il Mini Challenge e poi aperitivo, giustamente, anche io e te adesso siamo qua con il nostro Mosco Mule. Esatto, sanno tutte le mie quindi preferenze. Quindi così se diciamo qualche cavolata. Se abbiamo la scusa, siamo già ubriachi, d'altronde. Qualifiche che, lo abbiamo detto, abbiamo visto insieme a Camilla e Gianni i protagonisti dell'Academy, che puntano ad essere sempre più protagonisti anche nella classifica assoluta. Ecco, forse il Mugello da questo punto di vista è il tracciato più difficile per le vetture dell'Academy per emergere, perché è un circuito molto più provante rispetto a Monza e Misano che abbiamo visto nei primi due tornei. A Monza pagano forse i cavalli, qua pagano un generale diciamo assetto della vettura, che è più legato alla vettura stradale rispetto alla categoria pro, che invece è una corsa vera. Sì, con lunghissime rettilinee anche qui a Mugello, non dimentichiamo, quindi sarà sicuramente un tema interessante da affrontare in questa gara, lo ricordiamo, da 25 minuti più un giro. Abbiamo visto delle corse molto divertenti in questa giornata, con la safety car che è arrivata nel corso del campionato dell'Eurosport prodotto ben
due occasioni, gara di Misano che ha avuto un solo dominatore, l'abbiamo detto, Federico Bagnasco, Bagnasco che si ripropone proprio dalla pole position in questa corsa. Diciamo che avevamo perso Bagnasco solo per un suo errore in gara 2 a Monza e Federico è tornato ad occupare quella che è la posizione che un po' tutti si aspettavano da lui dopo i primi test di questa stagione. Un ragazzo che è cresciuto proprio insieme all'Academy, che si è dimostrato molto competitivo col metodo del bastone e della carota, che ci ha illustrato anche Morbidelli poco fa con Camilla sulla griglia, e che ha dato i suoi frutti. Guarda, ti posso dire, lui è molto cresciuto secondo me lo scorso anno. Più lui ha fatto l'Academy nel 2018, poi nel 2019 aveva fatto qualche gara ma non in maniera continuativa, scusatemi, la Light. Lo scorso anno è rientrato nell'Academy e secondo me avere un tutor come Gianni ha fatto fare mentalmente quello step per cui poi si trova a essere subito altamente competitivo anche nella categoria pro. Categoria pro che in questa gara avevi visto un protagonista che a Misano era passato un po' in sordina per problemi all'avventura, che insomma gli avevano un po' precluso le performance, che è Roberto Gentili, che come hai detto tu oggi parte al fianco di Bagnasco. Sì, Gentili che era stato in lotta per le prime posizioni proprio a Misano prima di dover alzare il piede, ma il piede adesso l'andranno a pestare sull'acceleratore i protagonisti del Mini Challenge Italia allo spegnimento dei semafori, che darà ufficialmente il via di gara 1 al Mugello. Parte ora la gara con le vetture che si aprono a ventaglio, e Bagnasco e Gentili che vanno ad affiancarsi. Mercatali anche si apre a ventaglio per andare ad insidiare la prima posizione. Bravo però Bagnasco nel proteggere la posizione, ma è eccellente lo scatto di Gentili che verso la San Donato si porta in prima posizione. Anche Attianese adesso arrivano in tre con le vetture che scudono, mamma mia, il rischio di Gentili per difendersi da Bagnasco, con Attianese che continua all'esterno di curva 1, deve però cedere il passo anche alla vettura di Palazzo, autore di un'ottima rimonta, che è già in lotta per la terza posizione. Che partenza di traverso. Intanto la vettura di Mercatali, che anche lui qui ha perso una posizione, con Gentili che è dovuto andare addirittura sull'erba per difendere la sua seconda posizione, e qui proprio il confronto fra Cioffi e Mercatali per la quinta posizione. Vediamo adesso le vetture transiteranno sulla fotocellula del primo intermedio: Bagnasco, Gentili, Attianese, Palazzo, Cioffi, Mercatali, Magliocola, Mezzetti, Bianconi e Casoli per la decima posizione. Qui proprio in lotta Mercatali con Magliacola per la sesta posizione, e una fase di gara particolarmente accesa. Beh, decisamente, direi che è molto concitata, è difficile dare anche un quella che è una classifica provvisoria. Abbiamo Attianese che fa appiccicato a Gentili, vediamo se prova a frenare l'attacco, ma Palazzo cerca anche di approfittarne. Sì, prova Palazzo, che è uscita adesso verso la Vendetti, con un'ottima gestione da parte di Bagnasco, è riuscito a fuggire via la San Donato in vetta alla corsa e ha lasciato gli altri a lottare fra loro. Ciocchi e Palazzo adesso una lotta per la quarta posizione, non si riesce a tirare un attimo il fiato, avvicinamenti continui Matteo in queste prime battute, piloti però sino ad ora tutti estremamente rispettosi e corretti, questo assolutamente. E c'è da dire che la lotta dietro sta favorendo in maniera veramente impressionante Federico Bagnasco, leader della gara, perché di fatto al secondo intermedio ha già 3 secondi di vantaggio, ma a occhio dovrebbero già essere aumentati, vedremo al prossimo controllo che di fatto è proprio sulla linea del traguardo. Eh sì, e intanto scarta verso l'esterno del rettilineo proprio Mercatali, con ciò che è stato un passaruota di vento, dunque forse un contattino c'è stato. Sì, è quello, per fortuna è un pezzo che salta via, ma senza precludere niente dal punto di vista meccanico. La vettura succede spesso, vedete i codolini volare, sicuramente la regia giustamente indugia nella lotta fra Gentile e Attianese per la seconda posizione, così come interessante quella della quarta con Cioffi, Mercatali, Mezzetti, anche Palazzo si sta riavvicinando, e dunque non si riesce ad avere un protagonista definito di queste fasi centrali. Mercatali che è scivolato in quinta posizione, bravissimo invece Gentile di mantenere la seconda, e quello scatto di Attianese al via che gli ha permesso di salire in terza posizione, condotta di gara che sta evidentemente pagando, con anche Casoli che mantiene la leadership dell'Academy in decima posizione davanti a Parisotti, poi il recupero in
tanto di Hermes Della Pia, che è in dodicesima posizione, Della Pia che non aveva più fatto le qualifiche per una problematica tecnica, in proprio ha messo Rovere Prando alle sue spalle, adesso in dodicesima posizione. Attianese non ci sta a starla dietro, si fa vedere modi negli specchietti di Gentili, vediamo se riesce a sferrare l'attacco. Vedete Fari, sono tutte le carte psicologiche, vediamo se cederà il passo oppure no. Ripeto, nel frattempo in tutto ciò quello che ci sta guadagnando più di tutti è Federico Bagnasco, che continua a tenere il proprio ritmo e guarda a 4 secondi il distacco di Gentili. Eh sì, perché intanto ci prova Attianese adesso all'interno della Pulcine, appaiati, poi vediamo in accelerazione tra Guerra Sarafamole, però proprio Attianese che riesce a portarsi davanti a Gentili. Adesso dovrebbero provare i due a non ostacolarsi per cercare di distanziare Cioffi, Mercatali e Mezzetti alle loro spalle, non tanto anche per dare il vantaggio proprio a Bagnasco di questa situazione. Vediamo se riusciranno i due, ovvio, comunque è stata l'uscita proprio di Attianese nei confronti di Gentili, che è riuscito a mantenere la posizione. Adesso in arrivo alla San Donato, anche Attianese intanto e Cioffi affiancati con Mezzetti, che prova all'esterno proprio nei confronti di Cioffi, che perde due posizioni. In arrivo alla San Donato, mantiene la vettura numero 13 l'interno, in uscita alla San Donato riesce a passare Mercatale, ci riprova anche Mezzetti, per esistere però il pilota laziale, prova ad andare adesso all'incrocio verso la Casanova Savelli, e qui intanto le riproposizioni della partenza con il replay che ci manda la regia, proprio Bagnasco che è stato impensierito prima da Mercatali, poi da Gentili. Attianese intanto con la vettura numero 23 che scarta tutto all'esterno di curva 1 alla San Donato, Bagnasco imposta in maniera perfetta la traiettoria, ha rischiato quasi il tamponamento da parte di Palazzo, che finirà poi lungo in arrivo alla Poggio Secco, e riesce da qui in poi Bagnasco a imporsi nella leadership. Qui l'inquadratura proprio in uscita dalla San Donato con Palazzo che era affiancato da Attianese, ed eccolo qui Attianese che va a riprendersi poi anche la seconda posizione ai danni di Gentili con Roberto comunque occupa adesso la terza posizione. Vediamo proprio se riusciranno a distanziare Mercatali e Mezzetti alle loro spalle. Cioffi in sesta posizione, ci sono tenuto Mercatali e Mezzetti a distaccarsi, Cioffi dunque che ha dato quanto ha potuto nei primi due giri di gara, poi ha dovuto accomodare il colpo. Intanto a Palazzo che si fa sempre più sotto, quindi diciamo questa infatti la regia ce la sta mostrando, è la sfida del momento direi per la sesta piazza. Come passa ruota sempre di Velto, lei che mostra come ha messo il passo di Mezzetti, i danni di ciò deciso entrato però al massimo della correttezza. Intanto giro veloce per Attianese, 2.07 e 288, porta a 1 secondo e 3 il vantaggio su Gentili. Chissà se prova nella sua testa, sicuramente ancora lunghissima la gara. Ha già recuperato un decimo a Bagnasco, ormai siamo allineati. Eh sì, no, nel senso, se già sta pensando a andare a rompere le scatole. Non è un neurone nostro, ha lasciato qua schifone, lo stiamo utilizzando noi, è rimasto da guida, ci mancherebbe. E è riuscito intanto Della Pia a recuperare la coda delle vetture della classe Pro. E nella Light continua Casoli che sta girando molto forte, ci gira circa un secondo più veloce dei suoi diretti avversari. Intanto Palazzo con Cioffi riesce a Cioffi della Porta. Della Porta è qua un replay che ci mostra un errore di Mezzetti. Perdonami l'orribile gioco di parole, con il punto rischiato. Però è stato bravo perché l'ha recuperata e è riuscito a tornare in pista senza, diciamo, dover alzare bandiera bianca, mi sembra, anche senza danneggiarla. Sì, no, no, assolutamente un bellissimo controllo da parte di Mezzetti, anche se probabilmente un po' stretto. Eh beh, ha giocato, diciamo, ha giocato un jolly. L'ha gelata Mezzetti. E ora un palazzo sono piaciuto adesso. Che evidentemente fatica a tenere Palazzo, mostra la grande con secondo e 4, recuperato proprio nell'ultima tornata. E temperatura della pista che intanto continua a scendere, a partire
con la febbre. Adesso può entrare. Adesso può entrare in circuito la temperatura dell'asfalto. Sì, 37,4 l'asfalto, 28,1 l'aria, però è un'aria molto umida. Diciamo, è una temperatura diversa rispetto alla scorsa gara dove fondamentalmente era caldo, ma secondo me si percepiva in maniera diversa. Nel frattempo, mentre noi stiamo qua a raccontare cose, Bagnasco riporta un po' ordine nel, diciamo, nella classifica, girando in 2.07.5, riporta, diciamo, aggiunge mezzo secondo tra sé e Attianese, che adesso insegue a 4 secondi e 6. Sì, ha recuperato mezzo secondo Bagnasco nei confronti di Attianese, però a sua volta ha recuperato 6 decimi sia a Gentili che a Mercatali, che nonostante siano fra loro separati da un secondo e 9, hanno girato pressoché identici, 2,8 e 6 e 6 per entrambi, 3 millesimi a favore di Gentili su Mercatali, quindi confermata, no, quella posizione a inizio corsa di Cioffi, che faceva un pochino da tappo alle due vetture. E vediamo, Mezzetti adesso dovrebbe completare un giro senza l'highside di prima, anche lui potrà riavvicinare. Intanto qua vediamo i ragazzi dell'Academy con tanto di distacchi, perché sono tutti vicinissimi. Abbiamo fondamentalmente in 4 secondi, sì, più o meno in 4 secondi e mezzo, tutti i ragazzi dell'Academy. Largo Cioffi, Mezzetti. Evidentemente la seconda volta va bene, vedremo se ci sarà replay per capire meglio la dinamica della sua uscita di strada, e più altro anche per capire la posizione, se c'è bisogno di far entrare il safety car. Molto probabilmente sì, anche perché qui la ghiaia è molto spessa nel letto esterno proprio alla via di fuga, e dunque sarà sicuramente necessario l'intervento del trattore per recuperare la vettura di Mezzetti, con intanto il sorpasso per andare da Palazzo Grande di Cioffi, con Cioffi che aveva commesso un errore e invece c'è solo la doppia gialla. Guarda, ha alleggerito il posteriore in staccata e ha perso purtroppo questa sabbia, non perdona, ecco. Però al momento si parla solo di doppie gialle alla curva 6, quindi alla casa. Si proveranno probabilmente a far entrare il trattore in esterno, certo. Cioffi non molla, Sicuramente a valutare dalla direzione gara. Intanto qui è l'anteriore sinistra. Per caso lì. Sì, o un contatto o una curatura. Un'ottima gara, stava mantenendo la posizione che aveva conquistato in qualifica e mantenendo anche un ritmo molto alto. Magliocola e Bianconi intanto le abbiamo viste alle spalle, proprio di Palazzo e Cioffi, anche loro impegnati in lotta fra loro, settima posizione. È riuscito caso intanto a riprendere la via dei box, lì proprio il trattore che sta sollevando la vettura. Forato di Mezzetti, anteriore sinistra forata. Magari un detrito da parte di Casoli, con intanto Bagnasco con i suoi 5 secondi e 4 di vantaggio viaggia, diciamo, con il braccio fuori dal finestrino. Assolutamente, ma c'è in ottica campionato comunque deve far cambiare la gomma e rientrare, perché sono solo 4 e soprattutto, come diceva Gianni Griglia, leader provvisorio della classifica dell'Academy, Pillon deve alzare bandiera bianca a causa di un incidente molto spettacolare, ma per fortuna senza alcuna conseguenza per lui. La macchina un po' di conseguenze poverina l'ha avute già nelle prove libere, quindi di fatto per lui gara finita ieri già di mattina. Con Mercatali, Attianese e Gentili, ora in realtà sono più ravvicinati fra loro, vedete, meno di un secondo in distacco anche dalla grafica. Ci propone la regia, seconda, la terza, la quarta posizione adesso. Ma Attianese nell'ultimo giro ha perso tantissimo, ha girato un tempo molto molto alto, 2.12 e 3 contro i 2.10
2,10 di Gentili e 2,96 di Mercatali. È tanto alto anche 2,10-9, cioè sì. Considerando il passo del 2,8 alto, 2,9 basso che abbiamo visto nei giri precedenti. Bagnasco sta continuando a girare su quel ritmo lì, vediamo anche adesso, infatti la regia fa notare 3 secondi e 7 persi nei confronti di Bagnasco nell'ultimo giro. Bagnasco però ha il vantaggio di poter gestire come meglio crede i suoi pneumatici, ovvero cioè non ha la pressione di avere dietro qualcuno che lo spinge, quindi può fare un lift, può dar tempo alla gomma di raffreddarsi dove vuole, può non essere estremamente aggressivo in ingresso. Anche nei soggetti di Mercatale che invece sono in lotta fra loro non hanno questo privilegio, no, di poter decidere che cosa fare della macchina, ed era stato anche uno dei problemi nel finale di gara proprio a Misano in gara 1 di Bagnasco, però Selina Prantl rientra, apparentemente non si capisce se ha anteriore, indica l'anteriore, sì. Ma questo sono una di fortuna, probabilmente delle riparazioni. Intanto è stata liberata la pista dalla vettura di Mezzetti, dunque ottimo lavoro da parte dei commissari del Mugello e della direzione di gara che hanno che ci hanno esentato da una safety car che comunque ogni volta è sempre un peccato, perché gare molto serrate, tempi corti, si rischia di perdere tante emozioni come queste. Sì. Mercatali che fanno qui invece con Maglia Premiantoni ancora in lotta per la settima posizione, ne hanno recuperata una evidentemente col ritiro di Mezzetti. Ma sono francobollati in due. Intanto abbiamo Hermes Della Pia che sta girando in maniera abbastanza veloce. Sì, è il suo miglior giro, sì. 2,10,5, ed è il quarto pilota più veloce in pista. In questo momento sono tornati intanto sia Tianese che Gentili a girare su dei buoni tempi, 2,8,7 per Tianese, 2,8,8 per Gentili, 2,9,7 per Mercatali. Quelli qui, Ciotti, Maglioccola, scusami, Maglioccola e Bianconi in lotta fra loro, 2,10,7 per Maglioccola, 2,10,8 per Bianconi, adesso fa l'esterno della San Donato, traiettoria però favorevole per Maglioccola all'incrocio, vediamo se riuscirà Bianconi ad approfittarne, chiude però la traiettoria, adesso però ci sono tutto l'anno che mi fai urlare per cose che non succedono adesso è successa e diciamo la toccata c'è stata. Intanto Selina Prantl viene ancora indicata in pit lane, mentre Casoli invece è rientrato. Intanto darei la linea a Camilla in box, Matteo. Camilla. Sì, Antonio, in questo momento sta rientrando in pista Selina Prantl, sono stati sostituiti entrambi gli anteriori, i pneumatici anteriori, non si tratta di vera e propria foratura, però una usura pesante che sicuramente le dava delle vibrazioni. Grazie mille Camilla, avevamo visto infatti proprio Selina indicare l'anteriore quando eravamo ai box, e come tu dici, no, con l'assenza di più donne, con la possibilità di arrivare facilmente a punti, è giusto provarci, e certo anomalo che a metà gara ci sia comunque la necessità di dover già intervenire sulle gomme. Forse una problematica di pressione, perché la temperatura sta continuando ad abbassarsi, perché siamo a 37 gradi, è scesa di un grado quasi e mezzo da quando abbiamo iniziato la nostra meravigliosa telecronaca in attesa del Moscow Mule, con la temperatura dell'aria che è 27,9, quindi abbastanza costante, però qui proprio la grafica che ci mostra quelli che sono i dati che stiamo presentando, mentre il 50% vento pressoché inesistente perché non è chilometri orari. C'è qualcosa di strano su Roveda, ora vorrei capire se è solo un problema di transponder o di gestione dei tempi, vediamo poi sul intanto anteriore sinistra. Anche lui anteriore sinistra, quindi una pista che mette evidentemente a repentaglio, perché si va in appoggio sulla sinistra. Lo dico a microfono spento, si va anche un po' come i cani su certi cordoli, quindi cioè, bisogna anche, no, vedere in che tipo di situazione si utilizzano le proprie gomme, perché appunto abbiamo visto, no, tutti i piloti essere in lotta fra loro, ed è chiaro che quando sei al limite vai sempre a cercare un mezzo millimetro in più di pista. Esatto, qualcuno l'abbiamo visto anche andare a finire oltre, sai, oltre il cordolo comunque c'è un dentello abbastanza importante, sì. Quindi ci sta che quella possa essere Bagnasco, però se rientra così di traverso è un'impressione.
Bagnasco, che comunque abbiamo visto anche prima, a parte il, diciamo, il cedimento della gomma, della performance della gomma, ci sta, si dice, calcolato, per il resto ha cercato di mantenere sempre. Ha provato intanto Bianconi a buttarsi dentro Maiocco, la via di incrocio in arrivo verso il curva 8. È riuscito a portare a casa il sorpasso Bagnasco, che 9 secondi e 1 sull'intermedio precedente, erano 8 e 6 sul traguardo, dunque continua, come ci mostra la grafica, la rincorsa anche di Altianese, che ha recuperato proprio 4 decimi al leader della corsa, e 3 ne ha recuperati Gentile. Qua intanto le immagini sono per il leader della Academy, Parisotto Giacomo, con la vettura numero 69, dopo il problema Casoli ha preso la leadership e la sta portando avanti, anche girando in tempi discretamente buoni. Maglioccole Bianconi, bravo Maglioccole nella mazza nera, tra Bianconi l'incrocio, vedi quanto sei aggressivo lì sul corpo, ed evita proprio invece Maglioccole di andare a pizzicare il cordolo, ad andare oltre il limite della pista, una luce di fondo italiano diversa tra i due, permette in questo momento certo a Maglioccole di restare davanti con Bianconi all'attacco, ma con 5 minuti più un giro di gara, sicuramente probabilmente avvertiti anche dalle segnalazioni dei box, no? Con le vetture che hanno ricevuto delle forature, bisogna cercare di fare molto 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 attenzione. Poter partecipare con il completamente in maniera gratuita. Anteriore sinistra intanto anche per Roveda, che si giocherà poi con Carlo e Frank la terza posizione. Il caso è che comunque sta girando veramente forte, perché gira su tempo 2 secondi più alto rispetto a quelli della categoria pro, quindi grandissimo tempo per lui. Nel corso della mattinata alle 11, ovviamente questa cosa di lifestyle di scegliere sempre un po' tra le cose, quindi è un'ottima scelta Mattia da parte di Vini. Sai, la sede di Vini a Milano, quindi siamo abituati a scandire la giornata con una certa tempistica. E mentre Pianese continua a metterla di traverso, io a proposito di pause, perché in questo momento abbiamo una situazione di classifica
abbastanza tradizionale. Approfitterei per chiederti di quelli che sono già i piani futuri della Mini. È vero che siamo arrivati al giro di volo del campionato, ma in realtà già da Monza sappiamo cosa succederà in futuro. Sì. Diciamo magari a chi da casa non ha seguito. Sì, lo diciamo perché ne siamo molto orgogliosi e fieri, nel senso che è stato presentato un piano triennale, quindi il Mini Challenge continua nel 2021, 22 e 23. Nel corso del 2021 alla fine sarà presentata la nuova vettura che correrà nelle prossime due stagioni, che sarà la Mini Challenge Evo, che dal nome stesso sarà un'evoluzione della vettura Pro e che si andrà quindi a posizionare diciamo come categoria top in quello che sarà il Mini Challenge nei prossimi anni. Quindi una conferma di quanto Mini, ma anche tutto il BMW Group creda nello sport, perché appunto è stato presentato il campionato M2 Cup, quindi un campionato riservato che si posiziona al di sopra del Mini Challenge, più potente, vetture più da corsa vere e proprie, e che sono quindi anche il gradino successivo dopo il Mini Challenge nella categoria Pro. E noi appunto che confermiamo la nostra presenza per i prossimi anni, quindi un gruppo di M2 che non solo crede ma investe e continua a investire. Stiamo ormai per concludere il penultimo giro di gara. Sì, credo che Bagnasco in questo momento abbia deciso di gestire un po', perché comunque il distacco nei confronti di Attianese è leggermente diminuito, il tempo sul giro si è un pochino alzato, gira 2.09, magari anche proprio in ottica di conservare la vettura fino alla fine. Sì, ha dimezzato tutto il suo ritardo Attianese nei confronti di Bagnasco, che evidentemente ha avvertito lo stato umano del fatto che sono stati dei cedimenti sugli pneumatici. Per quanto riguarda invece la classifica della Light, Parisotto, provvede il Brandt, non è cambiato in realtà nulla dopo il pit stop, e quindi confermate anche le posizioni della Light con Bagnasco che sta per iniziare l'ultimo giro di gara, transita ora sulla linea del traguardo per la penultima volta questa giornata. 2.8.9.65, 2.8.7, ha recuperato altri due decimi Attianese, 2.9.0 invece Gentili, sapete che il margine considerevole nei confronti di Mercatale, terzo gradino del podio. È un secondo margine di discreta sicurezza, ecco, in un giro. E qui forse ha prevalso anche l'esperienza, non tanto esperienza in termini di anni, ma l'esperienza vissuta a Misano per quanto riguarda Bagnasco, che quando ha capito che aveva un margine sufficiente per portare a casa un buon risultato ha non alzato il piede ma gestito, certo, quanto aveva continuato a girare su 2.09, 2.09, 2.08, quindi quei tempi bassi, però non col coltello tra i denti, perché di fatto non c'era bisogno. E anche Attianese, una volta che si è liberato dal traffico, poi dopo le prime battute è riuscito in qualche maniera ad affermare la propria passo per la seconda posizione. Stavo guardando la temperatura della pista, che è scesa ancora a 36 gradi e mezzo, quindi ovviamente sta continuando a diminuire la temperatura in pista, e questo forse, Matteo, è stata la discriminante che ha provocato queste problematiche sui pneumatici. Può essere sicuramente, cercherò di indagare, domani vi dirò il perché, soprattutto le vetture della categoria Light. E poi domani qui ci sarà invece il problema opposto, perché invece correndo alle 11.30, il momento più alto della giornata, temperature che andranno clamorosamente ad aumentare nel corso della gara, e quindi vabbè, avete deciso di consultare, cioè fighissima per il lifestyle, però a quanto pare un po' più complicato per la gestione. Il weekend la Cirese, un weekend bello fitto di impegni, e non sempre si possono avere gli orari migliori. Impegni che vedranno adesso Federico Bagnasco tagliare la linea del traguardo come vincitore di gara 1 del Mini Challenge Italia ed andare dunque in parco chiuso e poi sul podio. Meritatissima vittoria dunque per Federico Bagnasco, continua per essere più successo iniziato proprio a Misano. Seconda posizione per Attianese, 5 secondi dopo il divario, ma gli
Ercole Bianconi davanti e davanti Bianconi scende la giornata, è riuscito la classifica nel corso proprio dell'ultima tornata a prendersi il sorpasso. Guida aggressiva che evidentemente ha pagato per la sesta posizione alle spalle di Gentili Mercato di Palazzo, chiudevano la top 6 con il sorpasso proprio di Bianconi su Magliocco e l'ottimo recupero di Hermes Della Pia, che domani parte in pole, perché diciamolo, domani, per chi non lo sapesse, l'ordine di partenza è l'arrivo di gara 1 ribaltato delle prime 8 posizioni, letteralmente da ultimo a primo, letteralmente da ultimo a primo, sì, dalla partenza ultima a oggi. Domani parte in pole position Hermes Della Pia. Intanto le immagini sono tutte per Giacomo Parisotto, primo della categoria light. Buona gara per lui, ha saputo approfittare dei problemi che ha avuto Casoli, che era davanti a lui. Casoli che ha fatto benissimo, abbiamo visto, a rientrare, ricordiamoci, nel motorsport mai dire mai, e quindi Casoli che ha chiuso in seconda posizione. Sì, eccolo qui, transita ora Parisotto sulle linee del traguardo, andandosi a prendere la vittoria dell'Academy. Rientra dal raccordino intanto Bagnasco in parco chiuso. Qui al Mugello non si completa il tradizionale giro da 5 km e 2, ma c'è un raccordino alla fine del primo settore che riporta proprio le vetture in parco chiuso, ed eccole qui con anche Di Folco che va a celebrare la vittoria di Bagnasco e di Pianese. Beh, anche Attianese deve essere contento della sua gara, anche perché comunque partiva in quarta posizione, ha fatto una buona partenza, ha finito terzo subito, poi ha attaccato Roberto Gentili, si è messo in seconda piazza. Nel frattempo, nella lotta tra Attianese e Gentili, Bagnasco ha preso la fuga. E buona gara anche per Attianese, direi, ma così anche per Roberto Gentili. Stanza intanto di Federico Bagnasco in parco chiuso per celebrare per papà questa vittoria. Abbraccio del papà e del team manager. Insomma, vediamo. Grande gioia. Grande gioia. Sì, una gara che ci riepilogata anche proprio in classifica. 5 secondi oltre il vantaggio di Bagnasco nei confronti di Altianese, poi di Palazzo Bianconi, Magliocco Della Pia, che saranno invece ad ordine invertito sulla griglia di partenza della gara che scatterà domani alle 11, sempre qui al Mugello. E poi purtroppo chi non ce l'ha fatta oggi, ovvero i piloti ritirati e anche i vincitori della classifica live, li andremo a vedere a breve sul podio. Io darei intanto la linea a Camilla dal parco chiuso. Che gara, anche tuo papà credo forse ti ha detto che hai fatto una gara pazzesca. Sì, gara bellissima. Sono partito, ho provato a tenere il mio ritmo, visto che la macchina con le gomme e con i freni riusciva a starmi dietro. Il team ha fatto un assetto spettacolare. Ho tentato di fare il meglio di me e quando ho visto che gli altri erano tanto lontani ho cercato di risparmiare il più possibile, perché qua con questo caldo le gomme soffrono un sacco, però grandissima gara. Complimenti a te Antonio per gli highlights. La partenza di gara 1 del Mini Challenge Italia con Bagnasco che dalla pole, grazie ad un assetto perfetto, mette in atto una strategia eccellente in curva 1, mentre Gentili, Mercatali, Attianese e Palazzo vanno a cercare di insidiare proprio la prima posizione. Gentili che partiva dalla prima fila rischia quasi il contatto con Bagnasco, deve allargare la traiettoria, entrerà in lotta proprio con Attianese. Questo è il sorpasso che porta alla conquista della seconda posizione, quando eravamo già ormai giunti alla metà della corsa. In grande recupero anche Mezzetti, che va proprio al confronto diretto con Cioffi. Entrambe le vetture però purtroppo non riusciranno a giungere sotto la bandiera a scacchi. È proprio qui il primo jolly di Mezzetti, che fa un po' di rally e finirà poi in testa coda nella ghiaia il pilota romano. Hanno dato spettacolo anche Bianconi e Magliocola qui inquadrati col contatto fra i due alla San Donato, che premierà poi
il recupero di Bianconi nel corso dell'ultimo giro, l'ultimo giro che vede il ritorno al successo di Federico Bagnasco, che celebra dunque questa vittoria, una vittoria soprattutto di strategia, una vittoria arrivata con un gran lavoro di squadra che gli permette di salire sul gradino più alto del podio. Perfetto, l'ha detto, perfetto, appena sceso dalla macchina in riferimento proprio all'assetto della sua vettura Federico Bagnasco, che sale sul gradino più alto del podio. Sentiremo a brevissimo tutto l'inno di San Marino proprio per celebrare la vittoria di Bagnasco in gara 1 del Mini Challenge Italia. Seconda posizione per Luca Maria Pianese, ancora questa procedura un po' asettica, però insomma si devono tenere alle regole, giustamente. Ascoltiamo l'inno San Marinese. Stefano Ronzoni, capo di Mini Italia, li premia solo virtualmente perché, come hai detto tu, abbiamo la procedura Covid, quindi le coppe, i trofei, secondo me un bellissimo pezzo di design, tra parentesi, che ricorda un po' la nostra hospitality, ma appunto i trofei sono già disposti sul podio. Sì, una mentalità diversa, comunque ci ricorderemo questo 2020 e 2021, insomma nel corso degli anni, no? Anche nel prossimo decennio del Mini Challenge ci ricorderemo di quando Bagnasco ha gestito le gomme, di quando Mezzetti ci ha fatto prendere paura finendo in testa a coda e di quando venivano consegnati i trofei sul podio senza la reale consegna. Dai, anche di quando Parisotto ha vinto gara 1 al Mugello, cioè. L'unico senza fare un pit stop, tra l'altro, cioè clamorosa, sì, infatti, clamorosa strategia da parte della classe light. Sì, perché gli altri tre hanno fatto, ma sai perché loro si stanno preparando anche già la Formula 1, no? Quindi hanno voluto provare tutti l'ebbrezza del pit stop. No, scherzi a parte, abbiamo detto prima, è stato molto bravo, regolare e ha è stato l'unico a non incappare in errori o problemi tecnici. Questo poi lo dovremmo scoprire domani di Viroi, perché c'è stata questa situazione sui pneumatici, ha vinto gara 1 nella classe light, quindi nell'Academy. Nella classifica light io ringrazio Matteo Cherugivaci per essere stato al mio fianco. Grazie a te Antonio, grazie a tutti. A voi da casa invece ricordo che io sono la vostra alfa e la vostra omega, perché ci rivediamo a domattina a partire dalle ore 9 con il campionato italiano Sport Prototipi, sempre sul canale 228 di Sky, su ACI Sport TV.